Buongiorno e ben... No, ok. Non direi proprio che è un buongiorno per me. Oggi lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale soltanto per sostenermi dopo aver perso ogni dignità con questa intro. E niente, credo che sia arrivato il momento di darmi una sistematina, di coccolarmi un pochino e di rendermi decisamente più presentabile di adesso. Quindi andiamo, seguitemi. Prima però andiamo a curiosare un pochino nel canale di Argania perché oggi ha preparato apposta per voi delle ricette di bellezza bellissime che come sempre sono realizzate con ingredienti semplici che trovate nella vostra cucina, quindi insomma la potete realizzare tutti. Lei come me ha un canale molto simile al mio, appunto abbiamo già realizzato altre collaborazioni insieme in passato e come vedete appunto tra i video potete trovare i rimedi di bellezza, alcune ricette e consigli beauty, ma soprattutto non perdetevi il video che ha preparato per voi. Dunque, io direi di partire dai capelli e quindi vado a realizzare una maschera per i capelli, appunto, e verso in un bicchiere un cucchiaio di crema base della Saponaria, ma voi potete sostituirla anche con un cucchiaio di yogurt oppure un cucchiaio di balsamo. Aggiungo anche un cucchiaio di miele, un cucchiaio di olio di ricino. E un cucchiaio di glicerina. Mescolo tutto molto molto bene fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. E a questo punto la mia maschera è già pronta per essere usata. Quindi vado ad applicarla subito e vado prima ad inumidire un pochino i capelli con l'acqua. E poi vado ad applicare la mia maschera su tutte le lunghezze e sulle punte, dei capelli. Mentre la applico, vado anche a massaggiare bene il prodotto nei capelli in modo da farlo penetrare più in profondità. Ed infine vado a legare e a tirare sui capelli in modo da mantenere il prodotto, la maschera sempre umida, insomma, da non farla seccare. E anche per non sporcare in giro dappertutto, ovviamente. La tengo in posa per almeno 20 minuti, ma ovviamente più la tengo nei capelli e migliore sarà il risultato. Nel frattempo direi di passare anche al viso e vado a preparare una maschera in tessuto, quindi vado a preparare un siero per immergere appunto la mia maschera in tessuto e gli ingredienti che vado ad utilizzare. Sono appunto questi, quindi verso in un bicchiere questa volta un cucchiaino di miele, un cucchiaino di camomilla, molto molto concentrata, cioè concentrata il più possibile, un cucchiaino di glicerina ed un cucchiaino di olio di rosa. Mescolo anche qui tutto molto molto bene fino a far sciogliere principalmente il miele e risulterà come un siero molto liquido nella quale inserisco la pastiglietta con la mia maschera in tessuto e la lascio lì 10 minuti in modo che vada ad assorbire il siero il più possibile. Nel frattempo vado a realizzare anche il mio latte da bagno e per farlo vado a versare in un barattolo mezzo bicchiere di amido di mais, mezzo bicchiere di bicarbonato e 2 bicchieri di latte in polvere. Adesso io ho finito un latte e quindi cambiando marca cambia anche il colore, però in realtà tutto quello che vedete che sto inserendo adesso nel barattolo è tutto latte in polvere, ma di 2 marche diverse, quindi è per quello che cambia il colore. Ed ecco qua, è pronto anche il mio latte da bagno. E
E questa qui appunto la maschera viso che nel frattempo ha assorbito tutto il siero e quindi posso andarla ad applicare. Eccola qui, adesso vado a tirarla fuori dal bicchiere, come vedete si è gonfiata, quindi appunto ha assorbito tutto il liquido. La vado ad aprire e la applico sul viso come meglio riesco. Se non avete queste maschere in tessuto in pastiglie che io ho comprato online per pochissimi euro, potete realizzarla voi con un pezzo di cotone, una stoffa di cotone, non so, una vecchia federa o comunque qualsiasi stoffa di cotone, potete realizzarvi insomma la maschera andando a ritagliare i fori del naso, degli occhi e della bocca appunto da questo pezzo di stoffa, così la potete anche riutilizzare. E queste maschere appunto le ho comprate online, non sono delle migliori perché come vedete non si applicano bene al viso. Oltre alla maschera vado ad aggiungere anche quel po' di siero che mi era avanzato nel bicchiere in modo da utilizzarlo appunto tutto. Nel frattempo che aspetto che anche la maschera faccia effetto e anche questa la tengo 10, 15, 20 minuti in posa, vado a preparare la vasca e quindi verso un bicchiere all'interno della mia vasca e aspetto che si riempi, ecco. Ecco qui, nel frattempo è passato il tempo di posa per la maschera, quindi la vado a togliere e massaggio il siero che è rimasto in eccesso sulla pelle finché non lo assorbe tutto completamente. Come vedete già il risultato è subito più luminoso. A questo punto vado a farmi il bagno. E voi qui. Non mi potete seguire, comunque, una volta finito il bagno, vado a risciacquare bene la maschera e vado a lavare bene i capelli come di consueto. A questo punto mi asciugo, ma siccome ho bisogno di ancora qualche coccola, vado ad applicare dell'olio secco e questo qui è di Verde Vera, che è un brand della Despar e sono un mix di oli vegetali, insomma, che appunto applico su tutto il corpo. E poi per rilassarmi ancora un pochino mi sono preparata un'acqua detox con kiwi, menta e limone. Ok. Vado a tamponare un po' i capelli con l'asciugamano per togliergli l'eccesso, di acqua. E poi niente, voglio rilassarmi ancora un po' perché non ho ancora voglia di asciugare i capelli né di finire di prepararmi. Quindi mi bevo ancora un po' di acqua detox. E poi vado a spiare di nuovo sul canale di Argania. Come vi dicevo prima, ha un canale molto simile al mio, infatti anche da lei potete trovare ricette di bellezza, ma anche ricette di cucina, oltre a tutti i suoi consigli. Ok, a questo punto è arrivato assolutamente il momento che io esca dal bagno e quindi ultimo passaggio, vado ad idratare anche la pelle del viso e questa volta deciso di utilizzare dei campioncini che ho lì da un po' di tempo nell'armadio, anche questo è di La Saponaria ed è un siero che, wow, quando l'ho aperto mi ha stupito perché ha un colore iridescente che è assolutamente qualcosa di meraviglioso. E infatti qui purtroppo nel video ve lo mostro ma non si vede. Dovete provarlo, insomma, perché il prodotto mi è piaciuto un sacco, non appiccica, si asciuga subito e vado a massaggiarlo su tutto il viso, sugli occhi, sulle tempie, la fronte, ma anche sul collo e décolleté ed eccomi pronta. Finalmente ho un aspetto almeno decente e presentabile. Con questo è tutto, io spero di avervi tenuto compagnia, di esservi tornata utile. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ricordatevi di andare anche da Argania a salutare e a vedere che cosa ha preparato per voi. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!